Da oggi, 15 febbraio, diventa obbligatorio nei luoghi di lavoro il Green Pass rafforzato per gli over 50. Non basterà più la carta verde base che si può ottenere con l'esito negativo di un test rapido o di un tampone molecolare. Bisognerà invece essere guariti dal Covid oppure aver ricevuto almeno due dosi di vaccino per chi non ha già fatto il richiamo. I controlli spettano i datori di lavoro, ma cosa cambia da oggi e cosa rischiano i lavoratori che non sono in regola e qual è la situazione attualmente nelle imprese abruzzesi? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Gabriele Gatto, funzionario lavoro, sindacale, relazioni industriali di Confindustria Chieti Pescara. È una misura voluta dal governo come strumento di tutela della salute sul lavoro e volto a fronteggiare il picco pandemico dovuto alla variante Omicron. Cosa cambia per i datori di lavoro? I datori di lavoro saranno comunque i soggetti deputati, così come avviene per tutti gli altri lavoratori, ai controlli dell'effettuata vaccinazione, del completamento del ciclo vaccinale. Ad essi è fornito uno strumento ulteriore rispetto all'app Verifica C19, l'app che viene utilizzata per la scansione del QR code, che comunque rimane uno strumento valido, ed è il cosiddetto sistema Green Pass 50+, fornito da INPS e che permette di incrociare i dati del codice fiscale del lavoratore con i dati sanitari. Quali sono le conseguenze per i lavoratori ultra cinquantenni che non si vaccinano? Avranno il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma saranno collocati in aspettativa non retribuita e quindi non percepiranno la retribuzione, quantomeno fino al 15 di giugno 2022, data di scadenza della misura, oppure fino a quando non abbiano completato il ciclo vaccinale. La situazione è simile a quella di tutto il resto del territorio nazionale: la gran parte dei lavoratori ha completato il ciclo vaccinale, rimane una minoranza che o lo sta completando, oppure purtroppo rimangono i cosiddetti duri e puri, che piuttosto che vaccinarsi rinunciano alla retribuzione. Per quanto riguarda la nostra posizione come Confindustria Chieti Pescara, siamo allineati alla posizione di Confindustria Nazionale, che fin da dicembre ha a gran voce richiesto l'applicazione dell'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori, e questo perché riteniamo che sia la via migliore, più agevole, sia per tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, che è una priorità sociale, mi verrebbe da affermare, ma anche per garantire una sicurezza e una rapida decrescita della curva pandemica per ritornare a una normalità che ormai, dopo 2 anni, tutti auspichiamo.